Ciao, siamo Manuel, Matteo e Valentina e insieme gestiamo il primo parco avventura della Garfagnana. Ora vi portiamo a fare un tour virtuale del nostro parco. Andiamo! Questo è uno dei briefing del parco, dove insegniamo alla gente come mettersi in sicurezza. Non facciamo salire nessuno sui percorsi se prima non siamo noi sicuri che abbiano imparato tutto correttamente. È molto semplice quello che devono fare, devono imparare, la gente deve imparare ad agganciare i moschettoni entrambi al segno rosso. Trovate un ostacolo dove i moschettoni non possono andare avanti da soli, spostarli uno alla volta. Uno alla volta perché uno rimane agganciato, l'altro si sposta. In questo modo sono sempre in sicurezza. C'è un punto, la teleferica, dove non troviamo il segno rosso ma bensì un segno giallo. A questo punto sul segno giallo mettiamo la carrucola, agganciamo primo un moschettone e la proviamo, poi il secondo moschettone e possiamo partire sul percorso. Dal metro di statura i bambini possono già accedere ai percorsi, prima con il percorso giallo, quello un po' più semplice dove imparano come i primi movimenti, poi l'arancione, quello intermedio, e il viola, quello un po' più difficile, già quasi come quelli dei grandi. Quelli dei grandi invece sono per chi è sopra il metro di statura e adesso andremo a vederli. Prima di passare all'area dei percorsi per adulti, vi facciamo vedere che cosa possono fare i bambini più piccoli, specialmente quelli che non possono magari accedere ai percorsi perché non hanno ancora raggiunto la statura minima di un metro. All'interno del parco c'è una grande area giochi di libero utilizzo, quindi uno scivolo, le altalene, la sabbiera e anche i giochi a molla. Ci sono anche le balance bike, quelle bici che insegnano ai bambini a mantenere l'equilibrio e quindi a muovere i primi passi con la bicicletta. Per rendere la giornata delle famiglie più piacevole, specialmente quelle con bambini molto piccoli, presso il bar c'è anche un bagno riservato a uso esclusivo dei bambini più piccoli, dotato anche di nursery con il fasciatoio per il cambio dei pannolini. Per chi supera il 1,40 m di statura ci sono ben 7 percorsi. Partiamo da un livello facile, un intermedio, uno difficile e uno molto difficile. Li classifichiamo più o meno come le piste da sci: verde facile, blu intermedio, rosso difficile, nero molto difficile. Il verde è facile, ha la teleferica più lunga, ha un passaggio di teleferica molto lungo che arriva a terra. Di blu ne abbiamo due. Uno mediamente facile, l'altro un pochino più difficile, ci introduce un po' al rosso perché i percorsi in sé sono, diciamo, propedeutici, facendoli impariamo. Il rosso diventa già un po' più complesso e a un certo punto, giusto per non farci mancare niente, si divide in due e una delle due parti va al salto di Tarzan, molto ambita ma difficile da raggiungere. Dopodiché passiamo agli altri due rossi, non più solo ostacoli ma si va sulle zip line. Quindi il primo rosso, il rosso zip, ci fa volare alti fino a 15 metri d'altezza, un piccolo passaggio e poi si torna a terra. Dopo abbiamo il rosso zip, lì ancora qualche ostacolo, ci mettiamo un attimo alla prova, facciamo un po' di selezione, diciamo, e altre tre belle teleferiche per divertirci e tornare a terra. Le cose si complicano sul nero, vi diamo 2 ore di tempo, in 2 ore dovreste fare tutto. Ma se volete fare il nero, il consiglio è sempre di non tenerlo per ultimo, perché comunque ci dà un po' da fare. È divertente, tutti possono provarlo, quasi tutti riescono a finirlo. Tutti portano a casa un'esperienza diversa. Questi più o meno sono i nostri percorsi. Il Parco Avventura Selva del Bufardello si trova nel comune di San Romano in Garfagnana. È uno dei parchi più longevi d'Italia, infatti quest'anno festeggiamo i 15 anni di attività. Siamo a 2 passi dalla Fortezza delle Verrucole,
che è possibile raggiungere con un sentiero di facile percorribilità in appena 30 minuti. Ad un quarto d'ora di macchina da qui, inoltre, c'è la riserva naturale dell'Orecchiella. Insomma, sono molte le attività per trascorrere un piacevole periodo nel comune di San Romano in Garfagnana. Questo è quello che ha il nostro parco ad offrire. Per provare il brivido dell'avventura venite a San Romano in Garfagnana. Trovate tutte le informazioni utili alla visita sul sito selvadelbufardello.it e per scoprire le altre attività che il territorio ha da offrirvi, garfagnanadream.it. Venite a trovarci!